Fox, Foxfest 2015 con Ade da Roma. Presentatevi e raccontiamo un po' chi siete, dove venite e quello che fate. Allora, nominalmente siamo Giovanni basso, Flavio voce, Giulio batteria, Daniele e Fabio chitarre, strategicamente messi insieme, così lo dico una volta sola. E facciamo death metal, a volte definito death metal tecnico, noi lo definiamo death metal semplicemente, a volte definito anche ancient roman death metal, che ci può stare come definizione visto le tematiche, alcune delle sonorità sono quelle, e fondamentalmente questo è quello che facciamo. Voi siete sulla scena da qualche anno, Spartacus è un disco veramente bello, uno di quelli che si potrebbe scrivere se non fossero italiani farebbero, che è una cosa un po' idiota da dire, però ogni tanto ha un fondo di verità. Essendo inseriti nella scena metal italiana, come vedete il panorama dal vostro punto di vista, visto che ne fate parte? A noi è capitato di suonare con moltissime band valide un po' da tutta Italia, ne abbiamo viste diverse di band che ci sono piaciute. Ovviamente in Italia c'è una certa esterofilia, questo è innegabile, comunque in Italia il band viene all'estero è sempre preso in un modo diverso, poi credo che questo dipenda anche da città a città, dipende anche a Roma c'è un certo tipo di reazione, forse qui c'è un altro, a Bari c'è un altro tipo di reazione ancora, credo che dipenda molto anche da dove vieni, forse anche il conoscersi tutti, no? Se sei dalla stessa città dici vabbè suona Flavio, magari me lo vedo mercoledì prossimo, una cosa del genere. Però no, c'è tanto da vedere, in ogni città che vai trovi sempre qualcuno o di spallo oppure a cui tu apri, che è veramente tanto interessante. A Roma c'è tanta roba, come si suol dire, tanta proposta, tanta roba, e band veramente di ogni genere, di ogni tipo. Forse l'unico problema di Roma è ci sono pochi locali, probabilmente quello un po', e credo che sia un po' dappertutto, però diciamo che avere pochi locali diventa però un discorso pro capite, perché comunque siamo 7 milioni e ne abbiamo tecnicamente locali dove suonare 3. Quindi diciamo quelli che supportano, diciamo, ai tre locali che supportano il nostro genere musicale su 7 milioni di persone è un po' il problema, magari città come Pescara che hanno 1 milione di abitanti magari hanno 2 locali, sembra poco ma la differenza è tanta. Sul vostro ultimo disco c'è una collaborazione importante che avete avuto, come è nata l'intesa con George Collias? Inizialmente noi siamo rimasti orfani di un batterista precedente a Giulio, abbiamo un altro batterista che ha abbandonato il progetto in corsa, abbiamo iniziato a scrivere pezzi e soprattutto questa è una cosa che coinvolge i chitarristi, magari si lasciano coinvolgere, suono sempre più veloce, poi registri un disco e dici mo chi lo suona, a chi lo facciamo suonare, a chi ci metti in batteria, e quindi abbiamo valutato diversi batteristi a cui per fare il turnista sull'album, fra i vari abbiamo detto ma sì dai chiedi pure a Collias, tanto più che un vaffa non rimedi, invece ci ha risposto di sì, e credo che Giovanni che è andato personalmente a parlarci possa... Noi siamo andati con l'altro chitarrista che ora non c'è più, Messor, siamo andati proprio in Grecia nella sua casa. Sì, esatto, non c'è più perché ha abbandonato il progetto. Ma devo dire sono rimasto molto colpito dalla professionalità, dalla modestia, che è veramente una persona molto modesta, semplice, umile, e ci ha accolto benissimo ed è stato sempre interessato fin dal primo momento al progetto e alla proposta che appunto davamo. Quindi sì, è stata una bellissima esperienza poter collaborare poi con un mostro dello strumento, penso sia il miglior batterista in assoluto attualmente nel death metal. Sì, Giulio anche, Giulio è stato, esatto, è stato il sostituto più formidabile che ci abbiamo avuto, perché è riuscito a coprire benissimo le parti di Collias in maniera perfetta, e solo lui attualmente le può fare.
dalle note che ho, leggo che avete suonato a Wacken, voi, parlavamo prima 7 milioni di tre locali, per un gruppo che non è abituato, anzi si fa di fatica a trovare dei locali dove suonare, arrivare a Wacken a suonare, com'è? Ansia, tanta ansia. A parte noi siamo arrivati a Wacken in condizioni disastrose perché abbiamo affittato un camper, quindi eravamo in 6. Io personalmente ho guidato 24 ore di fila fino a Wacken. Appena siamo per festeggiare l'arrivo abbiamo iniziato a bere qualsiasi cosa, quindi non mi ricordo moltissimo di Wacken sinceramente, quindi non... no. No, anche lui, cioè, dell'attuale formazione eravamo io e lui. La prima sera sì, siamo arrivati per miracolo, mi sono svegliato. Mi sono svegliato, c'era la buon'anima di Ronnie James Dio che faceva il soundcheck, ho detto beh questo è un buon risveglio. Però ecco, a parte l'ansia del viaggio, una volta che sta lì, l'ambiente nei festival in genere è sempre talmente tanto... posso dire la romanata caciarone, cioè nel senso c'era Blaze Bailey in vacanza da solo che stava in fila per il bagno come se niente fosse, poi noi vabbè avevamo il passino per il pass per l'area VIP, io stavo in fila con Lemmy Klimster, a nessuno gliene frega assolutamente nulla, quindi dopo il primo giorno di panico alla fine abbiamo suonato in tranquillità, non sentivamo il morso dell'ansia per niente a quel punto. Il viaggio, l'andata e il ritorno dopo quello che abbiamo bevuto, devo dire, è stato bruttino, bruttino decisamente. Musicalmente, ma anche dal punto di vista lirico, voi trattate di Roma antica, che è una cosa un po' in controtendenza. Al di là della provenienza vostra, cosa vi ha portato a scegliere il fatto di parlare di Roma, della Roma? Della Roma, quella è un'altra cosa, di Roma? No, non è troppo, magari... No, veramente no. No, diciamo che chi più chi meno siamo tutti simpatizzanti giallorossi, però beh, questa è un'altra... Questa la tagliamo, sennò poi i razziali si comprano più CD. Questa la tagliamo. Totti nel bono, sono anche da Cesare e Cesarone, quindi per me è... No, diciamo che soprattutto quando tu hai hai delle band sicuramente valide in Italia, dal nord al sud, anzi al nord ancora capisco che parlino di temi celtici o vichinghi, per esempio li abbiamo incontrati anche qui, i Cansail, sono una band validissima, parlano di temi celtici perché è roba del paese loro. Parlare di vichinghi quando sei fiorentino, romano, calabrese è un po' un marcare un sentiero già stramarcato, quando te invece a casa tua hai delle cose interessantissime, hai 2000 anni di storia, perché mai non usarli? Cioè c'è tanta roba che non è stata detta e tanto vale utilizzarla, c'è tanto di quel materiale da scrivere. No, poi assolutamente, cioè se uno c'ha la passione, lui è appassionato di mitologia norrena, eccolo qua, anche io, non è che uno poi la mitologia norrena fa schifo, però la roba del paese mio mi piace, preferisco cucinare la carbonara piuttosto che la cassola, ma mica per niente, perché è roba di casa mia. Mi ha anticipato un po' perché voi non fate folk metal, obiettivamente, avete forse qualche richiamo dal punto di vista tematico e tutto, però essendo il folk musica popolare del posto dove sei, anche il discorso, i Celti ancora, ma i vichinghi, noi siamo pieni di danni, da orde di vichinghi, di germani, che in Italia non ci sono mai stati, non ci sono tante storie, i primi germani arrivati in Italia erano i pretoriani di Augusto, che però stavano a Roma, ok, era la cavalleria di Augusto, è questo, e... io mi sono sempre chiesto, cioè, storicamente, culturalmente, è copiare qualcosa che non è tuo, è come il rapper che fa il nero americano in Italia o in Europa e non sarà mai come l'Europa, perché non è la tua cultura.
voi invece trattate quello che, cioè, dal vostro punto di vista, senza andare a fare i peli al folk metal, ognuno è liberissimo di suonare quello che vuole, ma voi siete di Roma, parlate della nostra storia, okay, perché Roma ha portato civiltà al mondo fino a prova contraria, ok, e la scelta di molti gruppi, soprattutto giovani, che si rifanno a cose che non sono loro, anche se sono dal nord Italia, perché i Vichinghi a Milano, a Brescia, a Bergamo non ci sono mai stati, cioè, dal vostro punto di vista come giudicate queste scelte, pur fermo restando che ognuno poi parla e scrive di quello che vuole? Fondamentalmente noi facciamo un genere, il death metal, che viene dall'heavy metal, che viene dall'hard rock, che viene dal rock, che viene dal blues, che viene dal jazz. Quindi alla fine parlare di autenticità nel linguaggio musicale che tu utilizzi, ma un po' chi se ne frega, perché diciamo allora a quel punto noi dovremmo, l'autenticità vera la fanno magari i Sinaulia, che sono un gruppo di professori, di archeologi appassionati di musica, che ricostruiscono gli strumenti antichi e suonano solo gli strumenti antichi senza chitarre elettriche. Cioè, diciamo, parlare di autenticità, Sinaulia con la Y, parlare di autenticità in generi così contaminati, alla fine mi piace quello, faccio quello. Ci stanno gruppi che parlano di supereroi, cioè ognuno fa come gli pare, poi sono le due passioni. Diciamo che è sempre bene ricordarsi da dove vieni, questo sicuro, però fondamentalmente se tu vieni da Trasacco e parli degli indiani d'America, ma fallo, ma chi se ne frega, fai buona musica, fallo, tranquillo, non vedo quale possa essere il problema, non, insomma, l'autenticità è... Ci sono gli ex Deo che parlano, che sono canadesi, che parlano di Roma, quindi a maggior ragione. Sì, diciamo, ognuno può fare quello che gli pare, anche i Nile, non mi pare che nessuno dei Nile sia magrebino, però che gli vuoi dire? Ognuno fa quello che gli pare, se lo fai bene... E se non finché quello che tu esponi nelle tue canzoni è corretto storicamente, cioè se tu fai una canzone sui romani dove dici che i romani hanno conquistato il Polo Nord, per dire, lì magari dici ma che sei a dire, però fondamentalmente se quello che fai lo fai bene va benissimo così. Ultima domanda, Spartacus del 2013, qualcosa di nuovo in ballo? Questa è la nostra... Quasi intero praticamente, c'è un disco quasi intero, questo è il nostro ultimo live prima di andarci a segregare in studio e sarà, speriamo, un'evoluzione rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Speriamo di riuscire a evolverci ancora, ci siamo presi un po' di tempo sicuramente, ma stiamo cercando di spingerci un po' oltre, sarà una tematica bella ignorante, sarà, speriamo sia divertente, vediamo. Comunque anno prossimo faremo sentire qualcosa possibilmente. Ignorante per chi non è di Roma vuol dire forte, gagliardo. Okay. Sì, sembra che facciamo un disco con i congiuntivi sbagliati, no, è un'altra cosa. Ad per Iron Fox, forse nel 2015.